C'è chi l'ha già bollata come misura assolutamente dilettantistica, c'è invece chi la considera una buona strategia. La proposta del governo ellenico per lottare all'evasione fiscale, che comprende anche l'ipotesi di reclutare studenti, turisti, donne delle pulizie come agenti del fisco in incognito, fa discutere i cittadini. Se vogliono dare la caccia agli evasori fiscali, farebbero meglio guardare altrove, alla gente che porta all'estero i propri capitali, dice una donna disoccupata. L'idea del governo Tsipras prevede contratti di 2 mesi per alcune categorie come studenti e turisti, appunto, che equipaggiati con registratori delle camere nascoste possono scovare i commercianti che vadano in fisco. Cosa ne pensano i turisti? Se vivessi qui pagherei le tasse perché accumulo denaro, aiuto il paese a crescere. Credo che se tutti pagassero le tasse sarebbe un beneficio collettivo, mi pare una buona idea, dice una ragazza tedesca. Intanto un nuovo scandalo, frode fiscale, emerge nel passato recente della Grecia. L'ex ministro delle finanze del governo conservatore di Samaras, Guikas Gurdevalis, avrebbe trasferito nel 2012, mentre chiedeva sacrifici ai cittadini, 500.000 euro in paradisi fiscali.